Ciao a tutti amici, allora io vi giuro sto per mettermi a piangere se questo perché raga non riesco a fare questo video, perché tutti mi interrompono, la macchinetta fotografica non va, aiuto. Allora, ci ho messo una cosa come 30 minuti a mettere a fuoco l'immagine, quindi cara macchinetta fotografica, io ti assicuro che se provi a togliere il fuoco io ti prendo e ti lancio e ti mando nei campi qua vicino a casa mia, perché non ti sopporto più. Ok, ora possiamo iniziare il video. Scusate, sono un po' nervosa, forse si nota, vabbè. Comunque, questo qua sarà un Get Ready With Me, che non ho mai fatto, o meglio, questo genere è... Allora, basta, adesso... Oh, che cavolo! Non vi ho mai portato questa tipologia di video. E non so bene il perché me l'avete sempre richiesta, perché me l'avete sempre richiesta, io l'ho sempre adorata guardare ovviamente da video di altri, perché boh, secondo me è molto rilassante, e è un video piacevole, non troppo impegnativo, che può essere messo anche come un sottofondo mentre si fa un qualcos'altro, solo che boh, non so, non ve l'ho mai registrato, e quindi oggi che sono qua, che devo registrare davvero tanti video, ho detto, oh sì, facciamolo. Quindi iniziamo subito, parto dal make-up, farò con voi make-up e capelli e vi insegnerò a fare i boccoli. Allora, faccio dopo i capelli per un semplice motivo, io sono abituata a fare prima il make-up e poi i capelli, quindi se siete interessati solamente a vedere la parte dei boccoli in cui vi insegno a farli, skippate la parte make-up, perché comunque so che in questo ultimo periodo vi ho fatto tanti video make-up, invece se comunque... E volete vedere la parte make-up, rimanete qua con me, perché ora partiamo. Non so perché ho preso in mano questo coso, che non so manco cosa sia, però vabbè, fa lo stesso. Iniziamo, il make-up sarà molto molto semplice, perché sinceramente non ho voglia di fare troppe cose. E boh, il telefono suona ancora, non so manco metterlo in silenzioso. Allora, una cosa mi sono dimenticata di dirvi. Mentre mi trucco e mentre mi faccio i capelli, risponderò ad alcune delle vostre domande che vi ho chiesto di farmi su Instagram, quindi partiamo subito. Fai la doccia con o senza accessori? Metto questo fondo qui di NYX, molto leggero. La faccio con, perché non ho sinceramente mai voglia di starli, toglierli, anche perché io ho un problema, non riesco proprio, non so, non ce la faccio, a togliermi i bracciali e a rimettermeli da sola. Si vede che non so, non ho le mani adatte per fare questa cosa, non so, le dita non sono molto buone, non ho idea, però proprio non ce la faccio. Mi risulta difficile e non riesco a sganciare il gancetto, quindi sempre con, appunto per questo motivo. E anche perché sinceramente non avrei mai voglia di toglierli. Dopodiché, qual è la tua parola o frase preferita? Allora, frase... Una che ho inventato io, diciamo, cioè è il mio motto da sempre, o meglio da quando ho iniziato a fare queste cose, diciamo, mie sul web, e sarebbe, e non è il numero che mi rende felice, ma le persone che ne fanno parte, perché ora come ora io vedo che sul web tante persone si vantano e cambiano il loro modo di essere a seconda dei like e dei followers che hanno, che è una cosa sbagliatissima e che purtroppo si vede che tante persone ne prendono davvero sul serio, perché io sono dell'opinione che i followers, i like, così non determinano la persona che sei, e io quello che faccio lo faccio perché mi piace, non per i motivi citati prima. E vedere che invece molte persone pensano che sia proprio fondamentale il fatto di avere tanta notorietà è proprio brutto, perché ciò che facciamo noi influencer, diciamo, deve essere molto spontaneo, molto immediato, e quindi se stiamo lì a guardare quanti followers, quanti like, quante cose abbiamo, perdi quella naturalezza, quella spontaneità che secondo me, se sei un personaggio del web, è fondamentale che tu abbia. Però, vabbè, sinceramente, che tutti facciano quello che vogliono. Io penso a me stessa, gli altri pensino a loro, ovviamente.
assolutamente. E non sono frecciatine le cose che dico, cioè assolutamente, mi vengono ovviamente in mente alcune persone, però non ve le so dire, ed è comunque un discorso generale, non voglio puntare il dito su nessuno. Cioè, per dirvi gli esempi, possono essere anche, non so, persone che non conosco, australiani, finlandesi, che fanno quello che faccio io, per dirvi. Fai un video con qualcuno? Assolutamente sì, mi piacerebbe davvero tanto. Metto il correttore questo qua di Kiko. E assolutamente sì, mi piacerebbe davvero tanto farlo. Però sinceramente, come sapete, io sono a Milano, a parte vabbè, in questi giorni in cui sono a Riva non c'è più correttore top. E quindi non saprei con chi farli a Milano. Perché i miei non ci sono, non le mie vere amiche, però le mie amiche che sono storiche, che conoscete già, sono qua a Riva, quindi boh, magari consigliatemi voi proprio persone che magari possono essere anche altri influencer, assolutamente. Potrebbe essere anche carino una collaborazione, dai, ci penso. Voi intanto scrivetemi i nomi delle persone e io sicuramente ci farò un pensierino. Ah, e soprattutto scrivetemi la tipologia di video che vorreste vedere, perché fondamentale. Poi, Cipria, uso questa qua di Make Up For Ever, che non è la mia solita cipria, solo che mia mamma qua questa, io non mi sono portata i trucchi da... da Milano, quindi utilizzo i suoi. Che poi in realtà la maggior parte delle cose che usiamo sono uguali, quindi tante cose non cambiano. Comunque io ogni volta che mi trucco, ragazzi, è incredibile. Poi devo sempre doppiarmi il naso dopo essermi fatta la base. E quindi no! Ora non me lo soffio, perché se no me la rovino. Cono coppetta. Coppetta. Però da poco tempo in realtà, perché... da relativamente poco tempo. Perché fino a 2 anni fa, comunque sto mettendo il blush Peach Midi MAC, fino a 2 anni fa, anche forse 1, sì, ho sempre utilizzato e ho sempre preso, sempre davvero, il cono. E invece da un po' di tempo e preferisco la coppetta, non so bene perché, però più che altro ora come ora, comunque sto utilizzando questo, che ho scoperto con il Luna Tini che sposa mia mamma, vabbè, in stick. Vabbè, comunque dicevo che è da un po' di tempo che non so bene come mai, però boh, i biscotti in generale, comunque i coni gelato, a parte c'era l'integra di Kellogg's, i biscotti in generale li mangio davvero poco, perché proprio boh, non so, non mi fanno più impazzire. E quindi di conseguenza il cono non lo prendo mai, appunto, preferisco la coppetta. Poi l'altra domanda era bibita preferita. Io sono una che ordina sempre l'acqua, che beve sempre e solo acqua in pratica. Però se devo scegliere una bibita gassata, vi dico Coca-Cola. Coca-Cola zero. Però solitamente prendo sempre appunto acqua naturale. Metto anche un po' di questo stick qui sotto l'acqua. No, come si chiama? Marcata sopraccigliare, mi pare, sì. E anche un po' qui, sull'arco di cuoio. Ok. Sul nasino. Allora, abbasso un po' la luminosità perché è un po' troppo alta, credo. Ok. Poi. No, mi fa schifo questa luce. Poi, prossima domanda. Cosa preferisci tra illuminante, tinta labbra e eyeliner? Assolutamente senza ombra di dubbio, eyeliner. È proprio un prodotto che secondo me mi caratterizza. E ora metto il bronzer. È proprio quel prodotto che dici,
non posso farla meno perché se non lo metto non mi sento io. Mentre l'illuminante, una tinta labbra, così. Se non la metto, vabbè. Invece quando non metto l'eyeliner mi sento quasi proprio nuda. Cioè spoglia. E dico, manca qualcosa al mio trucco. Poi, ovviamente, cioè, a volte esco anche senza, per andare a scuola non me lo faccio. Però tendo sempre a metterlo proprio perché secondo me è quasi un... come dirvi? Un prodotto che proprio caratterizza anche il personaggio, ma ovviamente anche persona, che sono, per dirvi, tanti di voi mi hanno conosciuta grazie a dei video in cui mettevo l'eyeliner e tanti di voi mi conoscono, non mi conoscono però, associano Lisa Maino a la ragazza che si mette l'eyeliner perfetto, per dirvi. E sono cose che mi dite proprio voi. E quindi l'eyeliner era un po' il mio marchio di fabbrica, ecco. E non me ne separerei mai. Comunque io sto adorando il contouring in questo periodo, credo che si possa notare. E proseguiamo con la prossima domanda. Quanto tempo rimane a Riva? Allora, oggi è lunedì 4. Sì, lunedì 4. Ora metto un po' di questo foglie di MAC con questo pendolo nel... come si chiama? Nell'arco dell'occhio, sì. E cosa stavo dicendo adesso? Aiuto ragazzi, non mi ricordo più. Come si fa adesso? E mi sono proprio persa. Top! Raga, top! Ah, quanto tempo rimane a Riva? Allora, oggi è lunedì 4 e parto giovedì. Sono tornata un po' per rivedere, non la famiglia, però in generale tipo i nonni, così, perché vabbè, li amo, il papà, li vedo sempre, in pratica tutti i weekend. Però mia nonna, cugini, amici soprattutto anche, non li vedo praticamente mai, quindi ogni tanto torno qua per salutarli. E niente, e poi torno a Milano. Diciamo che ogni tanto fa bene tornare a casa, cioè tutte le persone che secondo me si trasferiscono in un altro posto, paese, città, dopo un po' sentono proprio il bisogno di tornare a casa, anche semplicemente per dormire nel proprio letto, ragazzi, vi giuro, dormire nel proprio letto è la cosa più bella del mondo, perché per quanto tu possa adorare la città in cui ti trasferisci, casa è sempre casa. There is no place like home. Ok, basta. Però è vero, cioè è proprio vero che non esiste un posto bello quanto casa propria. Comunque non ho il pennello adatto per sfumare, mi sta venendo davvero uno schifo e questa cosa non mi sta piacendo, quindi mamma ti prego, non hai un pennello? Lo prendo come un no. Vabbè, noi ci accontentiamo. Dopodiché eyeliner, questo qua di Kiko che utilizziamo sia io che mia mamma, che lo amiamo, lo sapete. Dopodiché, non potresti fare dei video consigli di moda? Mi piacerebbe un attimo, che il momento del calendar è molto delicato, ragazzi. Ok, allora, dopodiché mascara e andiamo avanti. Stavo dicendo, devo rispondere a una domanda, mi sembra proprio di sì. Ah, non potresti fare dei video consigli di moda? Ah già, allora. E mi piacerebbe molto magari fare dei video tipo in cui commento i trend del momento, in cui vi dico cosa ne penso, perché me l'avete richiesto voi in primis, perché comunque è una tipologia di video che già esiste e comunque è un video che secondo me può essere molto molto, alla fine anche originale, perché comunque non lo fanno tutti, e in più molto molto adatto, diciamo, alla tipologia di video che io faccio solitamente, perché come sapete io amo la moda, amo parlare con voi delle cose che mi piacciono e amo confrontarmi, soprattutto quindi confrontarmi sulla moda con voi, diciamo. Questa è la... Ragazzi, la mia macchinetta fotografica per la prima volta ha fatto una cosa figa. Grazie. Ha messo da sola a fuoco. Guarda, brava, brava, amo. E per la prima volta mi ha rimesso l'inquadratura
come già era prima che io stoppassi. Top. Comunque è arrivata la mia nonna e mi ha portato gli orsetti Haribo ed è venuta qua a piedi a trovarmi. Io mi sto per commuovere, ragazzi, io adoro. Ah, io adoro i nonni, ragazzi, quanto sono belli. Niente, aspettate, devo riprendermi, se no scoppio in un pianto. Voi sapete che io sono tanto legata ai nonni e quindi quando li parlo mi commuovo sempre, vabbè. Accettatemi anche così. Niente, sta luce, ragazzi, non vuole essere decente. Noi come possiamo fare? Non lo so. Metto la maschera anche sotto. E stavo parlando appunto dei video tendenza. Mi piacerebbe molto farli. Sta a voi anche dirmi un attimo se pensate che sia una cosa carina o meno. Però secondo me può essere molto carina. Quindi in realtà Ora fissiamo le sopracciglia e... Ah no, un attimo, le andiamo a prima sistemare con la matita e poi le andiamo a fissare con il gel colorato. Allora, dormi nello stesso letto di tuo fratello? Questa domanda me l'avete fatta in tanti perché avete visto dal room tour che c'è solamente una stanza da letto in casa. Questo perché io e mio fratello ci alterniamo, diciamo, per dormire nella camera da letto, perché uno dorme sul divano letto, quello che c'è in soggiorno, e l'altro nella camera da letto a seconda dei giorni. Tutto qua, non dormiamo insieme, ma anche se fosse, ragazzi, cioè mio fratello. E niente, è tutto qua. Ci tenevo a dire questa cosa perché sotto il video home tour tutti, ma davvero tutti, mi avete chiesto questa cosa. E anche se io non ci vedo sinceramente niente di strano, comunque no, non dormiamo insieme semplicemente perché ovviamente il letto comunque è anche piccolino, perché sia matrimoniale però è leggermente piccolino, e è leggermente più piccolino rispetto a quelli matrimoniali, e quindi staremmo stretti avendo un letto, un divano letto, insomma lo sfruttiamo semplicemente. Fissiamo con il gel delle sopracciglia, questo di Benefit, la matita invece è quella di Kiko. Sapete che uso praticamente solo quella, mi sto sporcando. Oh, ragazzi, vabbè. Io dico, ma la sfiga, perché mi colpisce tanto? Come nuova. Rimettiamo ancora un po' di blush e abbiamo finito. Che bello toccarsi, ragazzini. Rilassa così tanto. Top. Capelli. Ok, amici, allora i capelli. Però prima mi metto un po' di burro cacao. Allora, li ho già divisi, perché solitamente io li divido in sezioni, così da riuscire a fare il boccolo meglio senza avere i capelli che mi coprono e che mi impediscono, diciamo, la manovra per appunto realizzarlo. E quindi questa è la prima sezione, ne farò tre appunto. E continuiamo con l'ask. Allora, kit sta antipatico a Gossip Girl. Facciamo una cosa, anzi, allora, io si vede che i miei video sono molto improvvisati. Comunque, prima vi spiego il boccolo, come vado a farlo, come lo realizzo e tutto. E poi continuiamo l'ask, una volta che avete capito insomma il movimento. O comunque una volta che ve l'ho spiegato, torno a l'ask. Io utilizzo Jack D sia per la piastra sia per il protettore, che metto appunto per evitare che i capelli si danneggino troppo, soprattutto perché i miei già di loro sono molto danneggiati, anche perché comunque li tengo lunghi e quindi diciamo che gestirli e non rovinarli è abbastanza difficile. Allora, piastra accesa, ok, prendo una sezione non troppo grande ovviamente, e a seconda della parte in cui voglio insomma far girare la piastra la giro. Quindi prendiamo, arrotoliamo la ciocca, facciamo un giro completo con la piastra e tiriamo verso il basso, ovviamente stando e non troppo, diciamo, sulla stessa parte della ciocca, evitando così di ustionare i capelli.
Comunque era da un sacco che non facevo i bocchi, come aiuto. E tada! Avete il vostro boccolino. Però devo tenerlo specchio perché altrimenti non ci vengono bene. Quindi spero che non sia un problema, se no io non faccio vedere la cipria ancora meglio. Dopodiché lo sposto e continuo a fare anche le altre ciocche. In realtà io i boccoli li faccio anche abbastanza velocemente, perché una volta che prendi la mano, una volta che capisci il movimento, ti vengono super facilmente. Facilmente. Però con questo specchio pure che io non sia fuoco. Quindi un attimo lo metto. La mia cipria mi ha appena detto addio. Ok. Ta-da! Sì, mi ha proprio detto addio. Anche l'altro. Aiuto ragazzi, che danno che sono. Ta-da! Ora continuiamo l'ask. Chi ti sta antipatico in Gossip Girl? Ma sapete che in realtà sono proprio tanti? Cioè, Gossip Girl, parliamone un attimo, perché su YouTube ne ho parlato ma non abbastanza bene. Devo dargli più importanza. Allora, oddio, singhiozzo, scusate. In realtà Gossip Girl mi piace, però mi stanno un po' antipatici tutti, sapete? Cioè, secondo me sono proprio antipatici. Chuck e Blair ogni tanto però mi sta anche sulle scatole, però comunque sono gli unici che mi stanno simpatici. Gli altri tutti non li sopporto, cioè sono antipatici, però comunque la serie è carina, cioè io la guardo solo per Chuck perché mi piace, lo adoro, però in generale è carina la serie per la trama, perché è un po' anche trash, però in sé i personaggi sono un po' tutti antipatici a mio parere. Ma ho visto che in realtà questo è il parere anche un po' di tutte le persone, che non lo penso solo io, quindi ciò mi rasserena, perché Gossip Girl ho scoperto che è anche un po' conosciuto perché, a parte Dan, che vabbè lui sta sulle scatole a tutti, e in tanti proprio pensano che in generale i personaggi siano proprio antipatici, quindi non sono l'unica a pensarlo, questo mi rincuora perché mi sentivo una pazza altrimenti, e mi sarei sentita una pazza altrimenti, niente raga, io sbaglio i vari, però sono un attimo presa. Top! Io niente amici, continuo perché ovviamente non vi riprendo tutto il tram tram qua del boccolo, perché vi annoio un po'. Cerco le prossime domande e continuiamo. Ok, ultima serie di capelli. Vi ho risparmiato diciamo la seconda e anche mezza parte della prima, perché alla fine il procedimento è sempre quello, non cambia assolutamente niente. Quindi pettiniamo! Spruzziamolo spray protettivo fondamentale, altrimenti ci ritroveremo senza capelli. Allora, in realtà la terza serie qui la ridivido in due e faccio prima, no, non si faccia questo, prima quella di sinistra e poi quella di destra. Comunque ho mangiato le mie caramelline Haribo che mi ha portato la mano. Allora, niente, io sono un po' imbarazzante. Andiamo avanti con l'ask. Ah, ecco, ho fatto un macello, già ti pareva. Okay. Allora, andiamo avanti con l'ask. Prossima domanda. Vediamo. Segui diete. Questa è una domanda che mi fate in tanti, perché quando posto magari sulle storie che sto mangiando, o magari vi auguro buon pranzo, così metto foto ovviamente di quello che mangio io. E in tanti mi dite: Elisa, mangi troppo poco, Elisa, ma perché mangi così sano? Ragazzi, io semplicemente adoro frutta, verdura, mi piacciono molto i dolci, però ovviamente non ne mangio troppi perché altrimenti mi ritroverei via di brufolini, essendo una persona che tende ad averli, e quindi appunto per questo li evito. E in più i junk food, si chiamano in par di sì,
o comunque appunto i fast food non mi fanno impazzire, di conseguenza non è che decido io di mangiare sano, semplicemente mi piacciono di più le cose sane rispetto a quelle meno sane, tutto qua. E inoltre magari non so, sì, faccio un pranzo che non è troppo abbondante, perché poi magari faccio merenda, mi sgranocchio qualcosa a metà mattino. Tranquilli ragazzi, che mangio anche io, non è che non mangio, e in più non seguo diete, cioè in realtà sì, magari cerco di non mangiare appunto troppe schifezze, di non mangiare ovviamente troppo, perché comunque altrimenti in palestra ci vado a far cosa, e, però diciamo, se ogni tanto voglio mangiarmi un gelato o una barretta di cioccolata, la mangio tranquillamente. Poi mi arrivano 3000 brufoli, però se in quel determinato momento della giornata ho voglia di cioccolata, non mi faccio troppi problemi e magari la mangio tranquillamente. Quindi volevo specificare o comunque mettere insomma in chiaro questa cosa, perché ragazzi, assolutamente io mangio, tranquilli, non mangio né troppo poco né troppo, anzi io sono una persona che adora mangiare e tende a mangiare troppo, quindi fidatevi che mangio, tranquilli. Dopodiché, comunque mentre io parlo sono sicura che state studiando il movimento, quindi niente, spero di inquadrarlo bene, così che insomma riusciate a replicare, a replicarlo e a replicare, non so più parlare, e a replicare questa acconciatura, chiamiamola così. Allora, quale altro nome volevano darti i tuoi genitori? Mio papà ha sempre voluto chiamarmi Elisa. Mia mamma Evelyn, però poi l'ha vinto mio papà, e anche perché comunque a mia mamma Elisa piaceva lo stesso. E invece se avessero avuto una seconda figlia, cosa che però non è successa, ma mai dire mai, e l'avrebbero chiamata Alice. E pensate un po' che la mia prima migliore amica si chiamava proprio Alice. Infatti mio papà l'adorava. Dopodiché, in questo periodo stai bene con te stessa o vorresti altre cose che non hai? Oddio, no, in realtà sono molto felice in questo periodo, perché con il trasloco e tutto, anche se è molto stressante, perché ovviamente è tanto stressante, mi sto divertendo tanto, cioè è proprio un bel periodo, perché comunque entrare in una casa nuova, in una casa tutta tua, e soprattutto traslocare, è una cosa che mette tanta felicità, o almeno a me mette tanta felicità, e quindi in questo periodo sono proprio felice. In più i miei familiari stanno bene, la scuola sta andando bene, io sono felice, sto bene, quindi assolutamente posso ritenere questo periodo della mia vita sereno, tranquillo, felice. Oddio, tranquillo, perché in realtà meno male sono sempre a fare mille cose, quindi sono sempre anche molto stanca, però sono tanto felice. Quando c'è tanta felicità, la stanchezza passa sempre in secondo piano, come vi dico sempre. Dopodiché, prossima domanda. Allora, e vediamo un po', quanti fidanzati hai avuto? Adesso ti piace qualcuno? Non ho avuto mai fidanzati, ragazzi, forse ve l'ho già detto in un altro ask, ma lo ribadisco, perché non ho mai avuto fidanzati. Non ho, oddio ragazzi che caldo, non ho mai avuto una relazione né niente, perché semplicemente non ho mai trovato la persona giusta. Però, mai dire mai, magari domani mi fidanzo, no, assolutamente no, perché prima dovrei conoscerla la persona. E quindi no, non mi sono mai fidanzata, e ora al momento non mi piace nessuno, quindi mi dispiace per chi sperava in ship o cose simili, però sono single. Quest'estate sono single. Ba-da-bam. Ecco qua il risultato finale. Ora aspetto un po' che si raffreddino questi ultimi, nel mentre spazzolo, per dare un effetto un po' più naturale al boccolo e meno finto, appunto. Io sempre super sparaflesciata. Niente, amici. Ta-da! Io spero.
spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione immenso, un forte abbraccio, ci vediamo prestissimo per un nuovo video. Ci vediamo domani con un nuovo video, mi correggo. Ciao!